www.sardiniapost.it, il nuovo quotidiano online che racconterà fatti e notizie della Sardegna. Cronaca, politica, economia e cultura. Parlano i protagonisti, ma soprattutto i cittadini. Caro Presidente Cappellacci, ormai è da tempo che gli studenti sardi non sorridono più. Stiamo attendendo risposte. Siamo gli studenti di Unica 2.0 e ci siamo rivolti alla rubrica I conti da fare di Sardinia Post perché vorremmo denunciare la drammatica situazione del diritto allo studio a Cagliari. Infatti quest'anno gli studenti idonei non beneficiari, ovvero quegli studenti che avrebbero diritto a una borsa di studio in base alla nostra Costituzione, però per mancanza di fondi non ne possono usufruire, arrivano a circa il 42%. Questo è un grave problema sia perché molti studenti non possono usufruire delle agevolazioni per il diritto allo studio, sia perché la borsa di studio a Cagliari è tra la più bassa in Italia, nonostante il DPCM del 2001 fissi una soglia minima per le borse di studio. Purtroppo quella della Sardegna, nonostante l'autonomia della regione, è la più bassa d'Italia. Perché non si investe nella costruzione di un campus universitario, delle case dello studente, delle mense e non si parte subito con la loro realizzazione, vista la situazione drammatica? Okay. Perché la Regione Sardegna ha ridotto i fondi per il diritto allo studio, incrementando quella che è già la situazione ormai degenerata degli idonei non beneficiari, e soprattutto perché all'interno del Consiglio regionale non è in atto una discussione per riformare la legge sul diritto allo studio? Perché gli studenti che non possono accedere ai servizi di residenzialità dell'ERSU sono abbandonati a se stessi tra affitti in nero e alte tariffe? E come è stato stimato, tra il 2010 e il 2011 c'è stato un calo delle immatricolazioni di circa 1000 studenti e per quest'anno stimiamo più o meno le stesse cifre. Problema per noi molto grave perché vuol dire che andrà ancora di più a infoltire quell'esercito degli esclusi che invece avrebbero diritto ad accedere ai gradi più alti dell'istruzione. Perché Cagliari non è ancora una città universitaria? Non ci sono i servizi dedicati, i trasporti sono inadeguati, ci sono scarse tariffe agevolate e non si sta attenti a quelle che sono le esigenze degli studenti sia in termini di orario sia in termini di tratte. Il 10 e l'11 ottobre saremo in presidio sotto il Consiglio regionale in via Roma per ottenere delle risposte e per avere il nostro diritto allo studio. www.sardiniapost.it